Buonasera, nell'ultima lezione abbiamo esaminato la società del VII secolo in Italia e abbiamo parlato piuttosto a lungo delle leggi dei Longobardi. La lezione di oggi, l'ottava della serie e la precedente, sono strettamente legate. Se non avete sentito la lezione precedente, vi inviterei a farlo perché in realtà le due lezioni si occupano di un unico argomento che era troppo complesso per essere affrontato in uno dei miei video di circa mezz'ora. L'argomento è sempre l'Italia del VII secolo. La volta scorsa abbiamo esaminato l'editto di Rotari, promulgato nel 643, ma dopo aver parlato delle leggi dei Longobardi non possiamo tacere del loro sistema giudiziario, così caratteristico dell'alto medioevo. Per giudicare chi avesse ragione o torto in un giudizio, i Longobardi facevano un largo uso di strumenti che i processi moderni non contemplano: il giuramento, il duello giudiziario e l'ordalia. L'ordalia ripugna la nostra mentalità. Infilare un braccio in un pentolone d'acqua bollente per sostenere le nostre ragioni non è quello che vorremmo fare se venissimo accusati di qualcosa. Eppure questo procedimento aveva le sue ragioni, che vanno viste nel contesto dell'alto medioevo. Certamente l'ordalia fu un grande passo indietro rispetto al diritto romano. Il diritto romano, fornendo al magistrato un sistema per l'accertamento dei fatti, presupponeva in lui una capacità critica che rendeva possibile avvicinarsi alla verità. Il giudizio era basato su un processo di accertamento dei fatti nel diritto romano, dei fatti dei quali si dibatteva e non sulla presa d'atto dell'esito di un evento successivo e distinto dai fatti stessi, come un duello o l'afferrare una sbarra di ferro ardente. Il giudice longobardo, invece, non dava ragione a chi poteva dimostrare la propria innocenza, ma a chi, avendo superato certe formalità, veniva proclamato innocente in base a dei postulati di tipo religioso, per non dire magico. Questi postulati erano che fosse impossibile che qualcuno corresse il rischio di inimicarsi gli dèi o di dannare la propria anima giurando il falso, oppure che gli dèi non potessero dare la vittoria a chi era in torto. Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo non modificò la rilevanza di questi postulati, che rimasero la base delle decisioni dei giudici nel sistema longobardo. Vediamo in primo luogo il giuramento. Certo, nei giuramenti disciplinati dall'editto di Rotari, era previsto, a seconda dell'importanza del fatto, l'intervento di un certo numero di coniuratores o sacramentales, fino a 12 in totale per le due parti, che giuravano insieme all'attore e al convenuto oppure all'imputato. Tuttavia, a differenza del testimone di un moderno processo, che ha un peso nel processo solo per la sua conoscenza diretta del fatto da accertare, i coniuratori non giuravano sul verificarsi del fatto stesso, ma sul presupposto dell'innocenza dell'accusato o del convenuto in una lite, del quale spesso erano parenti. Il valore del giuramento, del loro giuramento, consisteva nell'esporsi all'ira degli dèi in caso di menzogna, e questa esposizione determinava l'esito del giudizio. Tuttavia, i coniuratores avevano poche possibilità di acquisire una visione obiettiva dell'innocenza di colui per il quale giuravano. Nell'Italia del VII secolo la gente viveva in località isolate, circondate da boschi, sempre a contatto col proprio clan. Il giuramento era espressione di obblighi di fedeltà all'interno della famiglia allargata. I coniuratores erano quegli stessi parenti che, armi alla mano, avrebbero lavato il sangue con altro sangue in una faida. Non dovevano essere rari i casi in cui, anche dopo che costoro avevano giurato, si doveva in un giudizio ricorrere al duello per risolvere la questione, oppure in casi in cui
dopo una sentenza basata sui giuramenti si finiva per ricadere nella faida. Occorreva quindi una procedura più risolutiva. E se chi aveva giurato il falso si era inimicato gli dèi o aveva dannato la propria anima, le conseguenze dello spergiuro non erano visibili a tutti. Occorreva invece che la presenza divina, su cui anche il giuramento era basato, si manifestasse in qualche modo alla comunità, chiudendo così la questione una volta per tutte. Di qui l'origine del duello e dell'ordalio, che erano, come il Quirigildo, abbiamo visto la volta scorsa, a loro modo una risposta razionale ad un problema molto grave della società tribale. Essi, manifestando la decisione degli dèi o di Dio, liberavano finalmente la comunità dalla faida, e rispetto alla faida, l'ordalia, sia l'ordalia che il duello giudiziario circoscrivevano le conseguenze della controversia a poche persone. Nel duello giudiziario vi poteva essere l'intervento di qualcuno che si batteva per l'accusato, ma il resto del suo clan doveva comunque prendere atto del suo esito. Nel processo a Gano di Maganza, nella Chanson de Roland, il duello giudiziario rimane gravido di conseguenze. Dopo la condanna al traditore, i suoi 30 parenti che si erano battuti per lui vengono impiccati nel bosco maledetto, ma si tratta di un caso limite, di un'esagerazione letteraria. I duelli giudiziari non assumevano queste proporzioni e molto spesso l'accusato era il campione di se stesso. Il duello giudiziario, che è una particolare forma di ordalia, costituiva normalmente un passo successivo rispetto ai giuramenti e avveniva a sostegno di questi. Adesso si ricorreva di solito per i fatti più gravi, ma poi divenne piuttosto diffuso per la chiarezza del suo esito, tanto che un articolo dell'editto di Rotary lo prevede anche nel caso di ingiuria. Qualora l'offensore non accetti di pagare un risarcimento e di giurare in pubblico che l'ingiuria che aveva rivolto non corrispondeva a verità. Se il giudice richiedeva il duello, esso si svolgeva in un luogo aperto che veniva chiuso da corde, al di là delle quali si assiepava la folla che doveva osservare il più assoluto silenzio. Donne, anziani, infermi ed ecclesiastici dovevano ovviamente farsi difendere da un campione che ne sposasse la causa. La Chiesa condannava i duelli perché essi comportavano uno spargimento di sangue, spesso la morte di uno o anche di entrambi i contendenti. In pratica però la Chiesa se ne serviva spesso nelle controversie o perlomeno beneficiava grandemente dell'uso del duello, essendo i religiosi dispensati dal combattere, gli abati pagavano dei duellanti professionisti contro i quali era molto rischioso battersi. Ma la circoscrizione del conflitto era ancora più completa nell'ordalia vera e propria quando l'accusato si sottoponeva ad una prova che non prevedeva alcun avversario umano. Questa prova della propria innocenza poteva essere più o meno micidiale, più o meno impossibile da superare. Essa poteva per esempio consistere nel giurare di fronte al morto di non averlo ucciso e di toccare il suo corpo senza che questo riprendesse a sanguinare, oppure nel venir legato, immerso nell'acqua senza galleggiare, il galleggiare era un segno di colpevolezza, oppure ancora nel trasportare per 9 passi una sbarra di ferro arroventato senza ustionarsi le mani, e così via. Mentre nel duello la presenza divina era, per così dire, implicita, in queste prove prive di avversario la presenza divina veniva apertamente invocata e gli spettatori avevano l'impressione di assistere al suo manifestarsi. Colui che doveva sottoporsi ad una di queste prove veniva isolato dagli altri, sia psicologicamente per l'unicità della sua posizione, sia con il perfezionamento della procedura fisicamente durante i giorni che precedevano la prova. Il pretesto di questo isolamento era una preparazione all'incontro con la tremenda presenza di Dio.
ma in sostanza egli veniva separato dal proprio ambiente familiare, dal contesto sociale che aveva originato la controversia. E questo facilitava a tutti l'accettazione dell'esito della prova e liberava gli appartenenti al clan dal compiere ulteriori azioni connesse al fatto che aveva originato la controversia o il giudizio. L'ordalia è stata definita un miracolo controllato perché era costituita da una successione di rituali il cui formalismo ne garantiva la validità. La sua efficacia nel circoscrivere i conflitti nella società si rivelò talmente grande che essa ottenne la cooperazione della Chiesa, che inizialmente la avversava, e rimase in uso fino al XII secolo, quando fu finalmente messa in discussione e gradualmente abbandonata. Cioè stiamo parlando di un procedimento che fu praticato in Italia per quasi 7 secoli. Anzi, la Chiesa potenziò e perfezionò le cerimonie dell'ordalia fino ad appropriarsene. Noi conosciamo ormai piuttosto bene queste cerimonie, anche se le testimonianze in merito su questi rituali risalgono in genere ad un'epoca posteriore alla dominazione longobarda, cioè al IX, X e XI secolo. Il giudice aveva di solito un ruolo soltanto nel decidere se, non parendo risolutivo il giuramento, si dovesse ricorrere al giudizio di Dio e se alla prova dovesse sottoporsi l'attore che aveva mosso un'accusa a qualcuno senza averne le prove, oppure il convenuto per discolparsene. Poi il compito del giudice era praticamente concluso ed era invece la Chiesa a gestire la lunga procedura dell'ordalia. Questa procedura iniziava con un'invocazione solenne a Dio perché intervenisse nella prova manifestando il suo giudizio. Il paziente veniva spesso rasato, rivestito di una camicia e per i 3 giorni precedenti alla prova il suo regime alimentare, il suo ritmo di vita erano quelli di un religioso più che quelli di un laico, per facilitare, per evitare che qualunque peccato potesse interferire con l'esito della prova. Si controllava poi che egli non avesse sul corpo amuleti o talismani. Poi veniva asperso di acqua benedetta, assistito da preghiere. Alla fine di queste cerimonie egli non era più parte di una contrapposizione tra gruppi umani. La contrapposizione si era, per così dire, coagulata interamente nella sua persona, che muoveva incontro al giudizio di Dio, il quale avrebbe parlato mediante l'esito della prova. Grazie a questa separazione dal resto della società, tutti potevano ormai accettare l'esito del giudizio senza perdere la faccia e senza essere tenuti ad ulteriori azioni. Tutti erano diventati ormai solo degli spettatori, anche il giudice stesso, che fungeva tutt'al più da notaio per prendere atto dell'esito. Nel giorno della prova il giudicando arrivava, accompagnato dalla folla, davanti all'ingresso della chiesa, luogo pubblico per eccellenza nel Medioevo. Qui lo aspettava il sacerdote, il quale pronunciava formule solenni che vietavano l'ingresso in chiesa a chi, avendo compiuto il delitto, essendo a conoscenza di esso, non lo confessasse. Era questo un ultimo tentativo di evitare la prova mediante la confessione, evocando agli spergiuri la scomunica e i terrori del giudizio universale. Poi il sacerdote indicava e benediceva il luogo in cui si sarebbe svolta la prova e gli strumenti di esso, per esempio la pentola e l'acqua, in cui il paziente avrebbe dovuto immergere la mano. Lo faceva per escludere che qualcuno potesse magari parlare poi di influssi demoniaci se la prova non avesse dato l'esito sperato, ma anche lo faceva anche per ritardare ancora l'esecuzione della prova, nella speranza di evitarlo con la possibile confessione di chi si sentisse in torto. Poi si procedeva alla messa, durante la quale il paziente si comunicava. Terminata la messa del giudizio, si tornava solennemente in processione sul luogo prescelto per la prova. Il sacerdote portava il Vangelo
preceduto dalla croce, dall'incensiere, dalle reliquie dei santi, seguito dalla folla che intonava le litanie del rito. Qui di nuovo il sacerdote benediva l'acqua del pentolone, ormai sospeso al di sopra del fuoco, con preghiere che ci sono state conservate. Poi col suo turibolo il sacerdote girava intorno alla pentola e la implorava che essa segnalasse con il suo movimento, con il furioso ribollire dell'acqua, la colpevolezza dell'accusato. Era questo l'ultimissimo tentativo di evitare il momento terribile dell'immersione della mano nell'acqua bollente. A volte la prova si fermava qui perché si cercava di dedurre il giudizio di Dio dal fatto che la pentola appesa si fosse mossa o meno. Se non era possibile dedurre un esito, il paziente immergeva la mano e la ritraeva subito perché la folla contemplasse l'esito del giudizio divino. Questa era una delle cose che avevo in mente quando dicevo all'inizio della scorsa lezione che avremmo guardato in faccia alla barbarie. Riassumendo il contenuto della scorsa lezione, il VII secolo ci mostra un quadro di depressione economica estrema dovuto all'insicurezza e al declino della popolazione e ci mostra una società in cui il possesso dei pieni diritti coincideva col possesso delle armi, simbolo dell'esercizio della violenza. Su questo duro sfondo l'editto di Rotari fu un grande progresso, nonostante la schiavitù, la precarietà della vita, la superstizione. Dobbiamo valutare le leggi longobarde alla luce dei 76 anni di oscurità che le avevano precedute, non solo alla luce del diritto romano, anche se il diritto romano ci è molto più noto e quindi il confronto risulterebbe più facile. Intanto l'editto fu una risposta efficace al flagello della faida, che ancora alla fine del XX secolo ha devastato certe aree d'Italia, e in particolare la Calabria, dove vi sono state faide con centinaia di morti. Inoltre la giustizia longobarda non doveva essere priva di una sua brutale efficacia se in linea di massima il processo doveva svolgersi entro 12 giorni dal fatto che lo aveva originato. Era naturalmente però una giustizia che tutelava efficacemente solo la vita e la proprietà dei longobardi. Agli italici, che erano aldi o schiavi come abbiamo spiegato la volta scorsa, la giustizia longobarda non forniva protezione. Abbiamo detto che la giustizia penale prevedeva per i longobardi quasi esclusivamente sanzioni pecuniarie, esse erano molto elevate, enormi a volte, centinaia di soldi per l'omicidio, l'oltraggio di una donna libera, l'appropriazione di beni altrui, l'effrazione di una tomba. Ciò nonostante, l'idea che si potesse risolvere un omicidio con un pagamento non risponde al nostro senso di giustizia moderna, d'altronde non trovava riscontro nel diritto romano, che pure conosceva il risarcimento. Nonostante il Quirigildo avesse un indiscutibile valore dissuasivo, una volta pagato, anche col concorso della famiglia del reo, le conseguenze dell'atto compiuto erano del tutto estinte. Anche il colpevole delle sanzioni più odiose tornava immediatamente ad essere un rappresentante a pieno titolo della comunità. Un altro elemento che urta la nostra sensibilità è che la sanzione era basata principalmente sul danno provocato, cioè non distingueva veramente tra l'azione dolosa e l'evento accidentale, mentre tutti i sistemi giuridici moderni trattano in maniera completamente diversa, per esempio, l'omicidio premeditato da quello colposo. Tuttavia nel VII secolo, accanto al sistema giudiziario dei Longobardi, si andava delineando un sistema diverso, quello della Chiesa altomedievale. La Chiesa aveva giurisdizione sul clero, sulla popolazione che viveva nell'area di Roma e su tutti quelli che avevano ricercato la protezione della Chiesa, rifugiandosi nelle chiese o nei conventi. Questa giustizia ecclesiastica ci è nota soprattutto attraverso i libri penitenziari, uno dei più antichi dei quali è quello di San Colombano. La Chiesa non era ovviamente interessata alla morte del colpevole di un delitto, ma alla salvezza della sua anima per la vita eterna.
ma questa salvezza era ottenibile solo mediante un percorso che non poteva avvenire immediatamente come il pagamento del Buitrigido. Era un percorso che richiedeva un profondo cambiamento della visione del mondo e anche della personalità del colpevole. Tuttavia, a differenza dei re o dei duchi longobardi, la Chiesa aveva la disponibilità di luoghi dove questo lungo percorso spirituale poteva avvenire, i grandi monasteri dell'Alto Medioevo. L'accesso al percorso di espiazione della Chiesa richiedeva però la piena ammissione della propria colpa da parte dell'accusato e la manifestazione del suo pentimento per il male causato. Inoltre l'accusato doveva perdonare pubblicamente tutti quelli da cui avesse a sua volta subito dei torti. Solo dopo questi passi preliminari egli poteva intraprendere un percorso di redenzione che lo avrebbe riportato nella comunità. Questo percorso includeva a volte una lunga detenzione in un monastero. Non si trattava di una vacanza, ma di un duro regime di digiuni e preghiere che poteva durare anni. Il concetto della Chiesa non era di ottenere una vendetta, una compensazione per il dolore che il colpevole aveva inflitto, ma di curare il colpevole del peccato. Dal peccato prima di recuperarlo alla comunità cristiana. La giustizia europea, basata sul concetto di una pena volta alla riabilitazione del reo, fu profondamente influenzata da questa concezione della Chiesa. Questo spiega tra l'altro l'orrore che la maggior parte dei cittadini dell'Europa continentale prova per la pena capitale o anche per l'ergastolo. Anche se la maggior parte della popolazione del VII secolo non era soggetta alla giurisdizione ecclesiastica, con la conversione dei Longobardi al cattolicesimo, tutti si trovarono a fare i conti con le penitenze imposte dai confessori. Attraverso queste penitenze si fece strada nella coscienza l'idea che con il pagamento del Buitrigido lo Stato aveva semplicemente tutelato gli offesi, ma non discolpato veramente l'offensore, il quale poteva rientrare nella comunità cristiana solo con il proprio ravvedimento. La giustizia diventava così anche un fatto morale, non semplicemente pecuniario o di ordine pubblico. La penitenza richiesta dalla Chiesa forzava i colpevoli a ripensare, il colpevole a ripensare il proprio delitto e creava i presupposti per il rimorso, che poteva riguardare non solo l'atto compiuto, ma la stessa intenzione di commetterlo, e che era anch'esso un peccato. I libri penitenziali contenevano anche una profonda distinzione tra l'atto deliberato e quello casuale o puramente colposo, acquisita ormai da tutti i sistemi giuridici moderni. Questi furono mutamenti, per così dire, sotterranei, graduali, non segnati da eventi plateali, ma non dobbiamo trascurare questi cambiamenti se vogliamo analizzare seriamente la società del VII secolo. Nella scorsa lezione abbiamo esaminato l'editto di Rotary, analizzandone vari aspetti. Per esempio la fonte dell'editto, la sua lingua, la sua struttura, le classi sociali che l'editto delinea, l'economia che fa da sfondo e le credenze della popolazione che l'editto rivela. Ma c'è un ulteriore elemento dell'editto di Rotary che ci fa intravedere un altro importante cambiamento in corso nella società dei Longobardi. Nel prologo del suo editto Rotary indica il motivo per cui ha deciso di dare ai Longobardi delle leggi scritte. Questo motivo è costituito dalle continue sofferenze dei poveri, così come dalle eccessive esazioni di coloro che hanno il maggior potere, a causa dei quali abbiamo saputo che i poveri subiscono violenza. E Rotary aggiunge: vogliamo che sia riunito tutto in un volume, perché sia consentito a ciascuno di vivere in pace. E nella legge e nella giustizia, e con questa consapevolezza impegnarsi contro i nemici a difendere se stesso e il proprio paese.
Dunque Rotary promulgò il suo editto pensando alle persone esposte alle prevaricazioni, ai Longobardi esposti alle prevaricazioni dei potenti. Questo ci mostra che la società dei Longobardi era già molto cambiata, come abbiamo visto nella scorsa puntata, al momento del loro arrivo in Italia, i Longobardi erano organizzati in fare, gruppi di famiglie che erano dei veri e propri distaccamenti militari con compiti di combattimento, di vettovagliamento, di presidio di zone occupate. Si trattava di unità che provvedevano alle necessità dei propri membri con esazioni, saccheggi e che erano esposte anche a possibili contrattacchi. Gruppi che si chiudevano in luoghi facilmente difendibili, che il terrore svuotava di ogni altro abitante. Col tempo però i Longobardi requisirono molte terre che inizialmente erano proprietà delle fare, ma che col tempo vennero frazionate tra le famiglie, perché questo era l'unico modo possibile per assicurare lo sfruttamento. Così i Longobardi si dispersero nelle campagne, o tutta più in piccoli villaggi, indebolendo l'unità delle fare. Anche se un longobardo doveva restare legato alla propria fara e quindi non poteva andare a vivere lontano da essa, le numerose famiglie che la componevano non riuscivano più a vivere tutte insieme, ma si disperdevano sulle terre che assicuravano il loro sostentamento e col tempo si radicarono sul territorio. In generale, nel VII secolo, il Longobardo libero viveva con la sua famiglia, i suoi aldi, i suoi schiavi, i suoi animali, in una specie di fattoria, la curtis, delimitata da recinzioni di qualche tipo o da altri segni che ne indicavano i confini. L'economia del regno Longobardo era ormai formata così da un tessuto di piccole aziende agricole largamente autosufficienti, e in cui le cui proprietà vennero difese dalle norme dell'editto. Ancora nella seconda metà del XX secolo, prima che i dintorni di Milano venissero cementificati, i contadini lombardi chiamavano la loro azienda agricola corte, come ho sentito dire io stesso quando ero ancora un ragazzino. Nel corso dei decenni successivi alla conquista longobarda e il frazionamento delle terre, la vita stanziale avevano acuito le differenze sociali tra i longobardi. Alcuni, più fortunati o più abili, divennero latifondisti, ma altri restarono semplici contadini, addirittura persero ogni mezzo di sostentamento. Quindi l'editto fu anche un mezzo per assicurare la pace sociale, come disse bene Rotary, per far sì che ciascuno si sentisse abbastanza tutelato da impegnarsi a difendere il proprio paese. Queste sono ormai disposizioni che riguardano un popolo che si è definitivamente radicato nel territorio. Il collettivismo militare dei primi tempi era tramontato, anche se alcune norme dell'editto ne contengono un eco. In Italia c'era ormai una società più complessa, i suoi contrasti, le sue contrapposizioni individuali, che richiedeva ormai un sistema legislativo. Stava di nuovo rinascendo un paese. Ora che abbiamo esaminato la società dei Longobardi, vediamo brevemente gli eventi del VII secolo. Rotary morì nel 652. Re vittorioso in guerra e saggio legislatore, che rimase un modello per i sovrani successivi, molti dei quali aggiunsero anch'essi leggi al corpus creato da Rotary. Ma Rotary non riuscì a fondare una dinastia. Suo figlio Rodoaldo, che gli succedette, venne assassinato dopo pochi mesi da un longobardo del quale il re aveva seduto la moglie. Fu scelto allora come re Ariperto I, figlio di un fratello della defunta regina Teodolinda. Tornava così al potere la cosiddetta dinastia bavarese. Ricordiamo che Teodolinda era figlia del re dei Bavari, che erano cattolici. Teodolinda aveva fatto molto per il cattolicesimo, come abbiamo visto, e Ariperto lo promosse anche più aggressivamente. Paolo Diacono scriverà semplicemente che egli eliminò l'eresia ariana,
che è un'espressione vaga, ma certo sappiamo che l'arcivescovo di Pavia, per esempio, capitale del regno longobardo, passò dall'arianesimo al cattolicesimo. Poco prima della sua morte, nel 661, Ariperto commise però il grave errore di dividere il regno tra i suoi due figli, Pertarito, che si stabilì a Milano, e Godeperto, che si stabilì a Pavia. Come mostra la storia dei re merovingi, ne faremo un accenno in una delle prossime lezioni, queste divisioni tra i figli di un sovrano rischiavano di scatenare delle guerre fratricide. Tra i Longobardi questo tipo di successione fu un caso unico, ma comunque disastroso, perché tra i due fratelli scoppiò una guerra. E Godeperto commise l'errore di chiamare in soccorso il duca di Benevento, Grimoaldo. Grimoaldo aveva una storia drammatica, splendidamente narrata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum. La menziono perché ci dà una misura dei tempi. Il padre Grimoaldo, Gisulfo, duca di Cividale, aveva avuto dei contrasti con Rea Gisulfo ed era caduto combattendo contro gli avari che, dilagati in Friuli al confine orientale, avevano assediato la città. La moglie di Gisulfo, forse per salvare i figli e avendo in mente il costume dei Longobardi di consolidare il proprio potere sposando la vedova del precedente sovrano, aprì le porte al giovane Khan degli avari che aveva assediato la città, a condizione che questi la sposasse. Ma questi, entrato in città, dopo aver passato con lei una notte, la fece violentare dai suoi uomini e infine impalare. Gli avari fecero evacuare la città dopo averla saccheggiata e data alle fiamme, promettendo agli abitanti che li avrebbero portati con loro in Pannonia. Ma in realtà, giunti ad un campo a poca distanza di lì, si accinsero a uccidere tutti i maschi adulti per tenere come schiavi soltanto donne e bambini. Questi erano i tempi. I tre figli maggiori di Gisulfo, comprendendo quando stava per accadere, riuscirono a fuggire a cavallo, ma il più piccolo di loro, non potesse reggersi su un cavallo in corsa, si preparavano ad ucciderlo con un fendente di spada per risparmiargli le sofferenze della schiavitù. Ma Grimoaldo, piangendo, implorò i fratelli di risparmiarlo, assicurandolo che sarebbe stato in grado di reggersi in sella. Tuttavia, nella fuga, fu raggiunto da un avaro che, catturatolo e ritenendolo un bambino, lo caricò dietro di sé sul cavallo per riportarlo al campo. Ma Grimoaldo, che aveva una piccola spada, uccise l'avaro e fuggì raggiungendo i fratelli. Dei quattro, i due maggiori rimasero poi uccisi in un agguato bizantino, mentre i due minori ripararono a Benevento presso il duca Arechi, che era stato un precettore dei due fratelli in gioventù. Col tempo i due divennero duchi di Benevento, prima Radoaldo e poi, alla sua morte, Grimoaldo, che divenne famoso per le sue doti militari, sconfiggendo, quando fu duca, una spedizione greca, non sappiamo se di truppe bizantine o di pirati, che intendeva depredare il santuario, il famoso santuario di San Michele Arcangelo sul Vergata. Le tragiche vicende di Grimoaldo avevano avuto proprio la loro origine nella dinastia bavarese, perché era stato proprio il re Agilulfo, marito di Teodolinda, a chiamare in Italia gli avari per eliminare il padre di Grimoaldo, cioè il duca di Cividale. E ora proprio un rappresentante di questa dinastia bavarese aveva chiesto aiuto al figlio di Gisulfo. Grimoaldo marciò su Pavia con le sue truppe, ma durante un colloquio con Godeperto lo uccise e si impadronì di Pavia. Il fratello di Godeperto, Pertarito, immediatamente fuggì e Grimoaldo si trovò padrone dell'intero
spero in un rubato. Uomo audace e risoluto, Grimoaldo fu un grande comandante militare. Vinse i Franchi, calati in Italia in soccorso di Bertarito, ma poi si trovò presto a fronteggiare la più grande offensiva bizantina fin dai tempi di Giustiniano, più grande offensiva in Italia. L'imperatore d'Oriente, Costante II, era infatti sbarcato in Italia per tentarne la riconquista. Secondo fonti bizantine, Costante mirava addirittura a spostare a Roma la capitale dell'impero, ma forse per meglio fronteggiare l'immenso teatro dell'espansione islamica che abbracciava ormai tutto il sud del Mediterraneo. Comunque Costante sbarcò ad Otranto e conquistò gran parte della Puglia, ponendo infine l'assedio a Benevento, dove si era asserragliato il duca Romualdo, figlio di Grimoaldo. Sia pur con forze inferiori, Romualdo riuscì a resistere all'assedio, tanto a lungo che il padre raccolto un esercito, in qualche modo, e attraversata l'Italia, si avvicinò alla città. A questo punto l'imperatore decise di spostarsi nell'enclave bizantina di Napoli prima che le sue truppe assedianti si trovassero sotto la duplice minaccia delle truppe di Grimoaldo e delle sortite degli assediati. Costanzo raggiunse Napoli, non senza subire un grave attacco sul fiume Calore da parte di altri Longobardi provenienti da Capua. Da Napoli però l'imperatore, pare su insistenza di uno dei suoi generali, lanciò un attacco contro Romualdo che si concluse con una rovinosa sconfitta. Si trattava di un fallimento da cui i bizantini non si ripresero mai più. Mentre Romualdo tornava a Benevento in trionfo, Costante si diresse a Roma, che spogliò di tutto quanto di prezioso poté trovare, incluse le tegole di bronzo del Pantheon, da tempo trasformato in basilica cristiana. Di qui Costante si trasferì a Siracusa, da dove fece depredare l'intera Sicilia insieme alla Calabria e alla Sardegna, come aveva fatto con Roma. Ma queste regioni erano già in mano bizantina, l'impresa di riconquistare territori longobardi era miseramente fallita. Il disastro provocò infine una congiura che tolse di mezzo l'imperatore, assassinato a Siracusa nel 668. Si trattava di una vera catastrofe per i bizantini, seguita da altri eventi rovinosi. Il comandante che si impadronì del potere in Sicilia dopo l'assassinio di Costante II, non fu riconosciuto come nuovo imperatore dal resto dell'esercito e finì a sua volta ucciso. Del caos approfitteranno gli arabi, che iniziarono poco dopo la loro conquista della Sicilia. Alla gravità della catastrofe bizantina corrispose uno straordinario successo per Grimoaldo e per suo figlio. Questa volta non era stato un qualunque esarca ad avere la peggio contro i Longobardi, ma lo stesso imperatore. La vittoria consolidava definitivamente il dominio longobardo e sanciva la fine della potenza bizantina in Italia. Grimoaldo non mancò di presentarsi in veste di saggio legislatore, oltre che di condottiero vittorioso, aggiungendo alcuni articoli all'editto di Rota. Sotto il suo regno si arrivò molto vicino all'unificazione dell'Italia, perché suo figlio Romualdo governava il Ducato di Benevento, che riuscì ad allargare ulteriormente. Inoltre, Grimoaldo fece diventare uno dei suoi generali, Trasamondo, duca di Spoleto, dandogli poi in sposa uno dei suoi figli,
Infine, Grimoaldo contenne la minaccia degli avari in Friuli, dove promosse a duca un altro dei suoi generali, Vectori. In meno di 10 anni, Grimoaldo aveva ottenuto il pieno controllo di quasi tutta l'Italia, ma proprio allora, nel 671, questo grande sovrano che avrebbe potuto segnare la storia del nostro paese morì per le complicazioni seguite ad un banale salasso. Durante il suo regno era accaduto un episodio che Paolo Diacono narrò molti anni dopo con avvincenti particolari. Questo episodio concerne Pertaretto, che ricordate il fratello di Godeperto, che era fuggito all'estero dopo l'uccisione del fratello. Ad un certo punto però Pertaretto era rientrato chiedendo la clemenza di Grimoaldo, che gli consentì in un primo tempo di vivere a Pavia. In seguito Grimoaldo ebbe un ripensamento, vedendo molti longobardi che venivano ad omaggiare Pertaretto. Ma Pertaretto, che in qualche modo ebbe sentore di questo cambiamento di idea da parte di Grimoaldo, riuscì a sfuggire all'arresto, rifugiandosi presso i Franchi. Bene, dopo la morte di Grimoaldo, Pertaretto rientrò nel regno e depose il figlio di Grimoaldo, il figlio non Romualdo che era duca di Benevento, ma un figlio che era nato quando il padre era già vecchio, un figlio giovane. E quindi depose il figlio, si fece eleggere re dall'assemblea delle Lance, l'assemblea del popolo in armi. I duchi che già avevano eletto suo padre una volta, suo padre Riperto I, riaffermarono così il loro potere nella scelta del sovrano dopo 3 decenni. In questo modo la dinastia bavarese tornava sul trono e Pertaretto iniziò una politica di sostegno, di forte appoggio al cattolicesimo, fondando per esempio anche monasteri e chiese a Pavia, la capitale del regno, che si arricchì in questo periodo. Pertaretto non era più giovane, ma comunque il suo regno durò quasi un ventennio. Doveva essere un uomo equilibrato, reso cauto dai gravissimi pericoli a cui era scampato in passato. Molte volte nella sua vita ricercò delle soluzioni pacifiche ai conflitti. Per esempio, riuscì ad accordarsi con Romualdo, il figlio di Grimoaldo e duca di Benevento, e lo fece riconoscendo l'autonomia del ducato di Benevento. E consolidò questo accordo con un matrimonio tra la stirpe di Grimoaldo e la dinastia bavarese. Inoltre Pertaretto stipulò una pace durevole con i bizantini. L'impero d'Oriente si trovò così a riconoscere anche sotto il profilo giuridico la perdita definitiva della maggior parte dell'Italia. Questo fu indiscutibilmente un successo dei re longobardi. Pertaretto morì nel 688. Già da alcuni anni, secondo l'uso longobardo, egli aveva associato al regno il figlio Cuniperto. Cuniperto si trovò a fronteggiare una rivolta molto seria, che aveva le sue radici nel malcontento di alcuni duchi per l'appoggio che la dinastia bavarese aveva dato al cattolicesimo ortodosso. L'opposizione a questa politica riunì pagani, ariani e anche i cattolici aderenti allo scisma dei tre capitoli, e tutti questi si misero sotto il comando del duca di Trento, Alachis,
che riuscì addirittura a scacciare Cuniperto da Pavia insediandosi come un antire. Tuttavia, forse a causa della dura repressione anticattolica di Alakis, Cuniperto riuscì a riprendere il potere. Alakis allora si rifugiò oltre il fiume Adda per ritornare alla testa di un esercito in vista dello scontro finale con Cuniperto. Questo scontro avvenne a Cornate, oggi Cornate d'Adda, dove Alakis fu ucciso e il suo esercito sconfitto in una battaglia che assunse anche un significato religioso di trionfo su tutte le forze contrarie al cattolicesimo di Roma. Cuniperto coronò infine il suo regno con un grande successo diplomatico. Nel 698 egli convocò un sinodo a Pavia, che pose fine allo scisma dei tre capitoli, iniziato dal vescovo di Aquileia oltre un secolo prima. Con la condanna dell'eresia dei tre capitoli si compiva del tutto l'adesione dei Longobardi al cattolicesimo di Roma e veniva meno uno degli elementi che li aveva divisi dagli abitanti dell'Italia. Sia per Tarito che suo figlio Cuniperto accreditarono delle leggende che li vedevano fatti oggetto della protezione divina nelle circostanze più drammatiche delle loro vite. E questo legò la monarchia longobarda alla Chiesa che aveva sostenuto Cuniperto contro Alakis. Diciamo che il fatto che Alakis avesse minacciato di riempire un intero pozzo con testicoli di preti non aveva giovato particolarmente ai suoi rapporti con Roma. Comunque, si creò questo allineamento tra la Chiesa alla fine del VII secolo, tra la Chiesa di Roma e il regno longobardo. E molte conversioni si verificarono anche nel Ducato di Benevento. E abbiamo visto che Grimoaldo già aveva dato un grande risalto al culto dell'Arcangelo Michele, avendone difeso il santuario sul Gargano da un attacco dei Greci. Anche suo figlio Romualdo, che fu duca per molti anni, consentì alla diffusione del cattolicesimo. Nell'anno 700 Cuniperto morì, venerato per il suo valore e la sua opera di stabilizzazione del regno, inseritasi comunque già nella scia di quella del padre dei precedenti sovrani longobardi. Il VII secolo si chiuse insomma meglio di come era iniziato. Il popolo dei Longobardi si stava integrando lentamente con quello dell'Italia e la durezza della loro dominazione si attenuava. Alla fine del VII secolo né la lingua né la religione dividevano più i conquistatori dai loro sudditi. Il mutuo sostegno tra la Chiesa e la monarchia aveva tra l'altro portato alcuni italici appartenenti alla gerarchia ecclesiastica in posizione di potere e facilitando l'instaurazione di rapporti da pari a pari con i Longobardi. Anche il trattato di pace del 680 con cui i bizantini avevano riconosciuto il dominio longobardo in Italia aveva contribuito alla stabilizzazione, come pure i mutamenti sociali dovuti alla pace. Sappiamo che nell'ultimo quarto del VII secolo si arrivò addirittura a incorporare alcuni italici nel
esercito longobardo e che, come abbiamo visto, significava ottenere il massimo dei diritti possibili nella società longobarda. Per la seconda volta, dopo la fine dell'impero d'Occidente, la prima era stata con Teodorico, cominciava a delinearsi la possibilità per l'Italia di diventare una nazione, frutto di un apporto tra il mondo germanico e il suo proprio passato di potenza mediterranea. Ma di questo parleremo nella prossima puntata, con la quale entreremo nell'VIII secolo. Per adesso, buonanotte e a presto.